puoi perdere un cappello e trovare della vita il bello. Questo lo slogan dell'iniziativa che a Sant'Angelo di Celle ha visto insieme i bambini della scuola d'infanzia, la casa del fanciullo e gli anziani del centro diurno, il Nido d'Argento. Un evento svoltosi presso il teatro parrocchiale organizzato dalla cooperativa Nuova Dimensione proprio per allietare i nonni a distanza di qualche giorno dalla loro festa. È una giornata che vuol significare quanto il rapporto tra i bambini e gli anziani faccia diventare un momento significativo il ricordo, quel ricordo che gli anziani, molto, i nostri anziani molto spesso perdono. Oggi abbiamo festeggiato per il secondo anno consecutivo la festa dei nonni insieme ai bimbi della scuola materna di Sant'Angelo di Celle, perché comunque è un evento che noi condividiamo anche con le istituzioni, perché ha una valenza anche a livello proprio dell'umore degli anziani molto importante, perché comunque i bambini riescono a tirare, diciamo, fra virgolette, il meglio dei nostri nonni. Una mattinata dall'alto valore aggregativo e sociale e una realtà, quella del centro diurno, alla quale per l'occasione il Lions Club di Deruta e l'Associazione dei Vigili del Fuoco di Perugia non hanno fatto mancare il loro sostegno. Oggi abbiamo deciso di partecipare a questo incontro tra infanzia e Nido d'Argento, che io trovo veramente meraviglioso, perché mette in evidenza quali siano le due età della vita più fragili e più deboli e che vanno sicuramente sostenute. Una nostra socia ci ha segnalato questa associazione Nido d'Argento. Chiaramente noi siamo ex Vigili del Fuoco e lavoriamo sul sociale, cerchiamo di collaborare sulle scuole, sui centri anziani, pertanto abbiamo colto l'occasione per partecipare anche nei loro confronti con un piccolo, diciamo, pensiero. Abbiamo comprato a richiesta degli oggetti per fare ginnastica motoria e anche per la misurazione dell'ossigeno.